Dopo tanti anni la Nardi riapre le porte e lo fa con una convention per quanto riguarda i Controterzisti Umbri. Noi siamo con l'amministratore di Nardi, Paolo Guerriero Carloni. Dunque, una data importante in un momento significativo per questa azienda che sta piano piano ripartendo. È un bel momento questo, devo dire che questo evento cade proprio nel momento giusto. Ringrazio Virgilio Mazzardo, il nostro direttore generale, che adesso non è qua perché è in Eritrea per seguire la commessa di cui molto avete parlato anche voi. Ringrazio appunto lui che ha deciso insieme all'Associazione dei Controterzisti Umbri di organizzare questo evento, perché è un modo per aprire le porte della Nardi anche alla città, visto che di Nardi hanno parlato tanto. Quest'anno io ho contato oltre 100 articoli di giornale relativi alla società, dove all'inizio erano di un certo tono, poi per fortuna con l'andare avanti dell'anno siamo andati via via in positivo. Questa è un'azienda che fa parte veramente della storia non dell'Umbria ma dell'Italia. La Nardi è del 1895. Tra due anni, nel 2020, festeggeremo sicuramente con un grande evento i 125 anni di storia, e quindi chiaramente per noi è molto importante il fatto di aver avuto l'opportunità di far vedere che la Nardi c'è, che ci siamo, i nostri prodotti, i nostri macchinari, compreso quello che avete inquadrato prima, che andrà in Eritrea, visto che fa parte della grande commessa di cui abbiamo parlato, e quindi evidentemente sono molto lieto che ci sia stata questa occasione in cui la Nardi ha riaperto le porte alla città. Prossimi obiettivi, se ovviamente si li può svelare? Allora, noi siamo partiti l'anno scorso in una azienda che prima del passaggio di proprietà si era parlato addirittura di chiuderla, e quindi è chiaramente una situazione in cui all'inizio c'era stata anche un po', se vogliamo, di incertezza su quello che sarebbe stato il futuro dell'azienda. Poi già dai primi mesi dell'anno l'intenzione dei nuovi azionisti è stata da subito del rilancio. Purtroppo all'epoca non c'erano i volumi di attività per consentire un utilizzo pieno dell'organico, e quindi siamo andati verso una situazione che prevedeva anche necessariamente una riduzione del numero di personale impiegato. Poi per fortuna c'è stata una crescita graduale dei volumi di attività e del fatturato dell'azienda. Quest'anno chiuderemo intorno agli 8 milioni di fatturato, 30% sopra l'anno scorso, con anche tutti i dati economici e finanziari in forte miglioramento rispetto all'anno scorso, e questo ci ha dato la possibilità di avviare un percorso con il Ministero del Lavoro e delle Attività Produttive per un rinnovo di un altro anno di cassa integrazione, che è ovviamente collegata a degli investimenti che però a questo punto l'azienda è in grado di poter fare. E su questa base sarebbe bello se riuscissimo anche a raggiungere anche l'obiettivo di mantenere la piena occupazione del personale in azienda, e quindi riuscire, grazie agli ammortizzatori sociali, a veicolare gradualmente la società verso il mantenimento dei livelli occupazionali attuali, magari con qualche giovane nuovo che entra, qualcun altro che utilizzerà gli ammortizzatori sociali per andare in pensione, quindi rinnovare anche l'azienda, però su livelli di organico tutto sommato non così differenti rispetto a quelli attuali.